Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono molto molto contento di presentarvi un grandissimo classico della cucina italiana, uno dei piatti più famosi nel mondo e anche uno dei piatti più maltrattati della cucina italiana, perché oggi ci cuciniamo una buonissima carbonara. Allora, per questo piatto servono 4 ingredienti contati. Ci serve del guanciale. La ricetta classica prevede il guanciale, ma so che non è facilissimo trovare il guanciale fuori dall'Italia, quindi eventualmente si può usare una pancetta o, se proprio non si trova altro, del bacon, ma se troviamo il guanciale è meglio. Poi ci serviranno degli spaghetti, dei rossi d'uovo, 2 a testa, e del pecorino romano DOP e del pepe nero. Si inizia prendendo il guanciale e pulendolo un po' dalla parte pepata, che è buona ma troppo forte, troppo saporita, quindi noi la eliminiamo. Una volta che il guanciale è pulito, possiamo procedere con il taglio. Lo tagliamo a striscioline sottili. Quando il nostro guanciale è pronto, possiamo accendere il fuoco sotto la padella. Quando la padella sarà molto calda, andremo a cuocere il guanciale senza aggiungere nessun tipo di grasso, né burro, né olio, niente, perché il guanciale rilascerà il suo olio. Useremo quello sia per rendere il guanciale croccante che per condire la nostra pasta. Il guanciale è croccante e tostato al punto giusto, quindi adesso buttiamo la pasta e iniziamo a preparare la salsa con le uova e il pecorino. Spegniamo il fuoco sotto la padella. Adesso possiamo iniziare con la nostra salsa. Prendiamo i tuorli d'uovo. E andremo a sbatterli e a mescolarli con il pecorino. Queste sono uova biologiche allevate a terra, quindi hanno un bel colore giallo, ma qualsiasi uovo va bene, tanto l'uovo verrà pastorizzato, quindi non è come mangiare uova crude. Aggiungiamo un bel po' di pecorino. E mescoliamo. Aspetta, abbiamo una bella crema densa. Aggiungiamo un po' di pepe, no? Ok, la nostra crema è pronta. Adesso dobbiamo solo aspettare che gli spaghetti siano cotti. Gli spaghetti sono cotti, quindi possiamo riaccendere il fuoco sotto il guanciale e scoliamo gli spaghetti. Thank you.
Ci aiutiamo con un goccio d'acqua della pasta. Quando il liquido si sarà leggermente assorbito e sarà diventato cremoso, potremo aggiungere l'uovo. La pasta saltata con il grasso del guanciale e l'acqua di cottura ha creato una bella crema, quindi adesso possiamo spegnere il fuoco e aggiungere il nostro uovo col pecorino. Andiamo ad amalgamare tutto insieme a fuoco spento. Anche in questo caso, se dovesse risultare tutto troppo denso, aggiungiamo dell'acqua di cottura. Questo è un capolavoro, non è un piatto. La carbonara è una filosofia, è uno stile di vita. La pasta è pronta e andiamo ad impiattare. Un po' di pecorino. Un po' di pepe. Stavolta devo assaggiare. Buon appetito.